del campionato europeo, campionato nordamericano. Il campione del mondo Coppa Shell classe M 2022, lo svedese, attenzione, Joachim Ålander. Campione del mondo Coppa Shell, Franz Engstler. Da Parigi, il vincitore delle finali mondiali Trofeo Pirelli, Thomas Nubert. Bravo! Bravo! E la vittoria per il pilota italiano, un forte applauso, Marco
Eccoci lì, look up, look up. Andremo a costruirla passo passo con voi e Pante con Enzo Ferrari, il nostro fondatore. E poi un po' dopo la storia del cavallino rampante. How wonderful is that? Formula One Clienti, we're going to see first of all now. Basically, the cars we're going to see. So all four cars up to the start finish line there. And once again, the Imola circuit. Challenge in pista e tu lo conosci molto molto bene, 30 anni, traguardo Ferrari e poi abbiamo avuto il momento di show Formula 1 con le attività Formula 1 clienti. MXX altrettanto importante, ci sono invece squadre dedicate al club. Anche il vettore Challenge questi sei, a breve scopriremo di cosa si tratta. Sappiamo anche il nome di questa vettura, si chiama 499P. Back to the future, ritorno al futuro, ma chiamiamolo in italiano, arriva la 499B! Adesso ha un nome ed è pura magia. Eurofighters fly by along the star finish conclusion. Re-event. Quindi grazie, grazie, grazie. Ho tenuto gli ultimi scampoli di voce perché ormai è finita.